Ieri presso gli uffici della Regione Calabria si è tenuta la conferenza dei servizi per il rinnovo degli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Crotone. All'incontro ha partecipato anche il presidente della SPA Sant'Anna, Cesare Spanocchi, e sentiamo i nostri microfoni. Meglio tardi che mai, dice un vecchio proverbio. Parliamo degli oneri di servizio dell'aeroporto, che la Regione Calabria fino a qualche mese fa aveva rifiutato di partecipare, almeno per quello che dice la senatrice Bianchi, quello che ha detto nei mesi precedenti la senatrice Bianchi, non lo dice oggi, l'ha cominciato a dire nel mese di settembre, ottobre. Oggi fa una riunione, una conferenza dei servizi e parte il ragionamento su come andare a prendere questi soldi. No, non, allora, diciamo che sono 3 mesi che ricopro questo ruolo e questa è già la seconda volta in cui la conferenza dei servizi si è riunita. La Regione non ha rinunciato a niente, ci sono dei passaggi tecnici importanti in quanto è il Ministero che scriva e invita il Presidente della Regione Calabria a voler convocare la conferenza per quanto riguarda gli oneri di servizio. Noi una riunione l'abbiamo già fatta. Se non ricordo male, qualche giorno prima di Natale, è stata aggiornata per dei motivi tecnici. Ieri abbiamo avuto la seconda riunione e tenga presente che a qualche ora prima della prima riunione, nessuno sapeva quanto era il saldo maturato per gli oneri di servizio. E solo in quella sede, quindi sto parlando neanche di un mese fa, abbiamo scoperto che la somma disponibile era di 1.600.000 euro. Non ci siamo fermati, non ci siamo fermati, questa volta abbiamo cercato tutti insieme, come si sta facendo per l'aeroporto, di andare oltre. Tant'è che, le domande che sono state presentate ieri, chiaramente per una vita molto più lunga, sia dell'aeroporto sia per quanto riguarda i voli, abbiamo fatto anche delle proposte per vedere se c'è la possibilità tecnica di poter effettuare un bando di gara, per 2 anni anziché per un anno, perché 1.600.000 andrebbe, ad espletarsi in un bando di gara per la durata di un anno, mentre invece, siccome maturano delle altre somme nel 2013, quindi stiamo cercando di ottenere questi permessi, questi Si può visti. fare, insomma. Speriamo di sì. Aspettiamo la risposta del Ministero dell'Economia, magari noi ci auguriamo di sì, però sul tavolo di ieri abbiamo lasciato le proposte, nel senso che abbiamo C'era il fatto. rappresentante del governo, quindi. Sì, no, ieri è stato un momento veramente molto importante perché la riunione è stata presieduta dalla dottoressa Stasi e noi eravamo tutti presenti, c'era il sindaco della città, l'avvocato Vallone, c'era il presidente della Camera di Commercio Pepparelli, c'ero io in qualità di presidente dell'aeroporto, c'era la dottoressa Maggiore in qualità di direttrice generale, c'era l'assessore Bruno che rappresentava la provincia e chiaramente il sindaco Vallone rappresentava pure l'ANCI Calabria, essendone lui il presidente. Quindi voglio dire, credo Ad che. altissimi livelli, diciamo, c'erano tutte le Credo istituzioni. che, ecco, che queste sensibilità poche volte si sono magari raggiunte, anche a mia memoria. Superando, si è stato un ragionamento bipartisan, superando tutte le divisioni Sicuramente, politiche di questi giorni. sì, è chiaro anche perché cosa vuole, si è in campagna elettorale, quindi diciamo che anche un Ma certo anche questo è superato, sì. un bon ton, magari, ecco, essendo in campagna elettorale, magari non Allora, guasterebbe. si propone questo. Nel frattempo il ministro ha fatto l'elenco degli aeroporti da salvare, Altro problema. che è il problema più serio. Ministro, nel frattempo noi a questo appuntamento siamo arrivati con l'aeroporto chiuso. Allora, diciamo che questa è una proposta, e quindi è una proposta come fu fatta anche all'epoca le proposte sulle province, quindi ancora è tutto da vagliare perché ci sarà un incontro nelle conferenze Stato-Regione. È chiaro che la Regione Calabria, per come ha già annunciato non solo il Presidente Scopelliti ma anche gli altri membri di governo, si presenteranno a questo appuntamento molto agguerriti, nel senso che ci sarà una difesa per quanto riguarda la situazione dell'aeroporto, perché noi, oltre ad essere handicappati sulle tante infrastrutture, in questo momento l'aeroporto dovrebbe essere l'unica via d'uscita, nonostante, come ha Non detto ce ne lei, sono altri, non ce giustamente ne al sono altri. momento non stiamo volando, perché prendiamo atto anche di questo, no? E quindi non è detto che questo passi, ma se dovesse passare, si andrebbe in una situazione che chiaramente non aiuta nessun ragionamento, però dovrebbe passare sotto
le competenze delle autonomie territoriali, ecco, questo è. E lì i soldi non ci sono, i soldi dovrebbero mettere regione, comune, provincia, non hanno soldi manco per la gestione dell'ordinaria amministrazione, figuriamoci per l'aeroporto. Se non passa, se non si modifica quella cosa, l'aeroporto non avrà una vita lunga, se l'aeroporto di Crotone viene declassato. La terza questione è l'assetto societario. A che punto è? Ma allo stesso punto, cioè, in cui lei sta lavorando al di là dell'incontro che ha fissato per il giorno 11 febbraio, lei sta lavorando in questi giorni, ci sono i soci che sono disponibili a mettere mano al portafoglio? Guardi, le ripeto, tutti quanti insieme conosciamo i problemi e tutti quanti insieme, nessuno escluso, si sta prodigando per cercare di risolvere il problema. A noi manca la quota della regione, che è un problema tecnico come è stato spiegato, quindi mancano 150.000 euro di fatto mancano 150.000 euro, quindi voglio dire, anche oggi pomeriggio magari c'è un incontro al comune per quanto riguarda i rifiuti, quindi anche quello sarà un momento magari per scambiare qualche parola con qualche sindaco, perché se l'aeroporto deve restare in vita è chiaro che in questo momento ha necessità di introiti, al di là dei 150.000 euro, anche di introiti di chi magari usufruisce di questo, di questa struttura, e che sicuramente dovrebbe fare di più rispetto a quello che è stato fatto nel passato. Parliamo di politica locale, torniamo al comune di Crotone, dove, come vi abbiamo anticipato ieri, i consiglieri di Siamo Crotone, Ferruccio Colosimo, Antonio Scandale e Gaetano Sorrentino, annunciano ufficialmente la costituzione del gruppo autonomo. I consiglieri comunali Ferruccio Colosimo, Antonio Scandale, Gaetano Sorrentino, già componenti del gruppo Siamo Crotone, dopo aver annunciato il loro passaggio dalla maggioranza all'appoggio esterno, oggi annunciano la nascita di un nuovo gruppo. Lasciano definitivamente il gruppo di Siamo Crotone e costituiscono un gruppo autonomo in seno al Consiglio Comunale. Lo fanno con una lettera indirizzata al Sindaco della città, al Presidente del Consiglio, al Segretario regionale. Quindi non esiste più in Consiglio Comunale il movimento politico Siamo Crotone. La ragione è presto detto. I tre consiglieri non hanno gradito la nomina da parte del Sindaco e dell'assessora all'urbanistica Antonio Castelliti, non per il nome di Castelliti, perché non l'hanno gradito? Perché tutti gli altri partiti o movimenti hanno presenti all'interno del Consiglio Comunale hanno indicato i nomi per la nomina di assessore. L'unico movimento che non è stato tenuto in considerazione è questo di Siamo Crotone. Il sindaco di propria iniziativa ha scelto il candidato, eppure secondo quello che riferiscono i rappresentanti dei tre consiglieri, loro avevano presentato anche una terna al sindaco, tre nomi diversi. Il sindaco non ha gradito e ha nominato un assessore per conto proprio. Da questo momento in poi il sindaco non potrà contare in Consiglio Comunale sull'appoggio di questi tre consiglieri. A questo punto viene il dubbio se il sindaco avrà una maggioranza per andare avanti, visto che anche all'interno del Partito Democratico ci sono delle frange che non hanno gradito la nomina degli assessori così come è stata fatta. Ci sono delle frange che contestano l'attività amministrativa di Vallone. Per dire qualcosa di più, dobbiamo aspettare il Consiglio Comunale convocato per domani pomeriggio. Domani vedremo come si determineranno i consiglieri e su quale maggioranza, o se ha la maggioranza, Vallone potrà contare per andare avanti nella propria attività amministrativa. Nell'ambito di una iniziativa promossa da CGL CISL e UIL, stamane a Crotone, sit-in in prefettura dei tanti lavoratori in ammortizzatori sociali della provincia di Crotone. Sit-in di protesta di fronte a tutte le prefetture della regione Calabria, davanti alle 5 prefetture della Calabria. Si protesta per la mancata corresponsione degli ammortizzatori sociali. I lavoratori che sono in mobilità non percepiscono una lira da mesi. E allora, soprattutto nella provincia di Crotone,
la questione sta scoppiando, si rischia davvero la rivolta sociale. I rappresentanti di CGIL, CISL e GUIL che hanno organizzato i sit-in in tutta la Calabria in questo momento sono ricevuti dal prefetto, per la comunicazione di rito. Vediamo lì Raffaele Falbo, pensavamo che fosse andato sopra, invece è qui. Falbo, scusi, lei non è andato sopra. C'è una rappresentante della delegazione di CGIL e CISL e GUIL, ma abbiamo preferito mandare i lavoratori in modo che esternano le preoccupazioni alla sua eccellenza il prefetto, perché ci sono diverse difficoltà. Qui abbiamo avuto stamattina lavoratori che addirittura hanno portato i figli che non possono comprare il latte, bimbi di 6-7 mesi che non possono comprare il latte. Abbiamo avuto delle persone, dei lavoratori che hanno portato le bollette della luce e del gas e non la possono pagare da diversi mesi. Quindi riteniamo che era più utile una presenza dei lavoratori in modo che le istituzioni e chi rappresenta il governo in questo territorio si renda conto delle difficoltà reali. Il messaggio è al governo, insomma. No, il messaggio di oggi... Sicuramente, il messaggio è al governo e soprattutto alle rappresentanti istituzionali regionali, perché crediamo che i problemi che ha la regione Calabria non sono i problemi che hanno altre regioni, quindi la politica al governo nazionale deve dire che quindi qui ci sono nelle altre regioni d'Italia si stanno pagando. Altre regioni d'Italia si stanno pagando. Ma come stanno facendo? Perché si sono trovate degli escamotaggi di natura finanziaria e hanno trovato anche la possibilità tramite l'anticipazione di somme da parte delle stesse enti regioni che hanno in parte dato risposta, non del tutto e non complete, però alcune, in parte sono arrivate. L'altra cosa che volevo aggiungere rispetto a questo, un altro elemento, noi qui ci troviamo di fronte ad una situazione che oggi siamo in campagna elettorale e tutti i partiti politici sostengono di tenere in seria considerazione il problema del lavoro e della disoccupazione. Veramente ne abbiamo sentito parlare poco di lavoro, più di IMU, di cancellazione di IMU, da parte di tutti, più del problema dell'IMU è diventato il problema più importante per l'Italia. C'è gente disoccupata, delle questioni del lavoro. Non è la questione centrale in questa campagna di lavoro, non ne parla nessuno. Del fatto che qui c'è gente che sta morendo di fame, anche se dovessero togliere l'IMU, non ne parla nessuno. Ne parlano solo i sindacati. Insomma. Purtroppo questo è vero, anche se c'è qualche politico che ha messo all'interno del proprio programma la parola lavoro come priorità. Per quanto riguarda il sindacato, per quanto riguarda la CGIL, noi riteniamo che il lavoro obbligatoriamente, per forza di cose, deve essere il primo impegno che deve affrontare il nuovo CGIL. Sicuramente, io ovviamente rappresento una sigla sindacale ben definita, ma non c'è dubbio che anche i colleghi di CISL e GUIL ritengono che il problema dei problemi in questo nostro paese, a Crotone, come in tutta la Calabria, è la questione del lavoro. Tomaino, allora, com'è andato l'incontro? Beh, niente, oggi CGIL e CISL e GUIL hanno deciso, parallelamente all'incontro che si sta tenendo presso il Ministero del Lavoro, di fare dei sit-in. Lo scopo è portare a casa un risultato importante che pregiudica, tra l'altro, quello che poi è il 2013, cioè saldare la parte finanziaria degli ammortizzatori sociali in deroga del 2012. È un problema che complessivamente raccoglie 22.000 lavoratori in Calabria e che per il 2012 qualcuno avanza le mensilità, le ultime tre mensilità, altri addirittura all'interno. Ma l'incontro com'è andato? L'incontro è ancora in corso, lo scopo è quello di stare qua, tra qui e lì. Detto il prefetto? Il prefetto ha detto che si terrà in contatto col ministero e in modo tale che ci possa dare in contemporanea le notizie importanti. C'è un problema immediato da risolvere, servono 80 milioni di euro per poter saldare soltanto il 2012 in Calabria. E adesso che farete? Andate lì all'INPS? Adesso andiamo all'INPS perché abbiamo un incontro col direttore, perché anche la struttura dell'INPS ci ha dato disponibilità ad avere un contatto col tavolo. Chiedete un'anticipazione di cassa all'INPS. Esattamente, nel mese di dicembre, altra restrizione economica che in questo territorio risentiremo troppo, purtroppo, considerati i tempi di erogazione delle procedure di ammortizzatori sociali, è quella che l'INPS ha fatto una circolare a dicembre e ha chiuso i rubinetti rispetto alle anticipazioni. Perché non ha soldi? E dove li prende questi soldi? Non è un problema di soldi. Non è un problema di soldi. Ma no, sta storia che è problemi di soldi. No, loro lo dicono, non lo dico io. Ma no, la verità è che i soldi ci sono, vanno sbloccati. E siccome l'INPS non vuole anticipare perché avrà dei contenziosi anche con lo Stato, con il Ministero del Lavoro, e allora fanno le forzature. E hanno mandato una direttiva a Capestro, che prima si anticipavano i primi 4 mesi della cassa integrazione in deroga. Adesso nessuno può più andare in cassa integrazione in deroga, perché i primi 4 mesi non ci sono più. Prima le anticipava l'INPS in attesa del decreto. E sta cosa deve finire. L'incontro a Roma in questo momento vale proprio a questo. Bisogna sbloccare la situazione.
E dopo il sit-in in prefettura, i tanti lavoratori in ammortizzatori sociali della provincia di Crotone si sono diretti presso la sede della provincia di Crotone, occupando la sala azzurra dello stesso ente, fino a quando, si legge in un comunicato, da Catanzaro e Roma non arriveranno notizie positive. Ma sulla questione sentiamo anche il presidente della provincia di Crotone Stanuzzurlo, che ieri aveva sollecitato il governo affinché si possa trovare la copertura appunto per gli ammortizzatori. Ci vogliono interventi urgentissimi per evitare che ci possano essere problemi anche di ordine pubblico. E quando scrive il presidente della provincia, Stanuzzurlo, in un appello inviato al governo nazionale perché trovi i soldi per pagare gli ammortizzatori sociali. Tutte le mattine davanti alla provincia di Crotone ci sono decine e decine di persone, di ex lavoratori, perché sono ex ormai, che hanno la mobilità, che vengono a chiedere giustizia, vengono qui a chiedere soldi, vengono qui a chiedere il pagamento di quello che è dovuto, il pagamento dell'ammortizzatore sociale. Lei ha ragione, Presidente, se non arrivano questi soldi a Crotone rischiamo di avere la rivolta sociale. Sono giorni e giorni che io lo sto dicendo. Ma diventa purtroppo una questione naturale, c'è tanta gente che è stata espulsa ormai da tanto tempo dal mercato del lavoro, che insieme provincia e regione con le politiche attive hanno cercato di mettere in campo, al di là degli ammortizzatori sociali diciamo tradizionali, cassa integrazione, mobilità, di curare anche un tentativo di reinserimento al lavoro e offrendo un reddito aggiuntivo per quanto minimo ma che potesse aiutare un numero grosso, perché tante sono le aziende che purtroppo sono dovute andare in casa. Da un calcolo dato proprio dalla provincia, sono circa 1.400 i lavoratori della provincia di Crotone che sono in queste condizioni, che da 2 o 3 mesi non percepiscono più quei 300-400 euro che sono gli ammortizzatori sociali, quindi non ce la fanno più. Questo è 1.400 famiglie. Certo, 1.400 famiglie che su un territorio piccolo come il nostro è facilmente comprensibile l'impatto che sia nel nostro territorio, nella nostra città, nella nostra provincia di disperazione. E soprattutto la notizia che ha gettato nello sgomento è che non si sa, o meglio, allo Stato non c'è la possibilità per una larga fascia di questi 1.400 di continuare con gli ammortizzatori sociali. Io penso che queste sono soluzioni che un paese civile e si deve porre, non si può condannare la gente alla disperazione, e io penso che il governo, nel momento in cui ha pensato che dovessero finire queste dotazioni finanziarie, hanno sottovalutato in alcune realtà quello che può accadere. Io sono seriamente preoccupato perché la gente è disperata, noi abbiamo cercato, appena ci girano i soldi velocemente, alcune volte anche modificando le nostre procedure di pagamento proprio per anticipare, stiamo cercando di dare risposte immediate, però se non arrivano i soldi dal governo centrale, perché sono loro che devono finanziare attraverso l'INPS gli ammortizzatori sociali, io non so veramente dove si arriverà su questo nostro territorio. Quindi io sposo in pieno la protesta pacifica, civile, ma che si sta facendo presso le prefetture, presso l'INPS, proprio in questo momento, perché oggettivamente il problema diventa serissimo, la gente è disperata e prima o poi potrebbe succedere qualcosa di sgradevole, perché anche una persona pacifica, civile, perché fino adesso i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, sono tutti quanti hanno cercato di potersi reinserire, di partecipare alle politiche attive, ma se c'è la disperazione allora può accadere di tutto. Io sono seriamente preoccupato, quindi sposo completamente e sostengo questa manifestazione. Non si può essere insensibili a situazioni come queste, che purtroppo non sono solo di Crotone, solo in Calabria sono 12.000, immaginate cosa c'è nel resto d'Italia, però è anche vero che in alcune realtà come la nostra non c'è alcuna possibilità di speranza di reinserimento in questo momento e la situazione è molto grave. Il consigliere provinciale di Crotone Pietro Caligiuri contesta il metodo utilizzato dalla gestione servizi per la realizzazione del catasto degli impianti termici nella provincia di Crotone. Sentiamo.
In questi giorni i cittadini di Crotone si stanno ricevendo una lettera dalla società gestione dei servizi, per una lettera dove si chiede di mettersi in regola ai sensi della legge, di una legge del 91, del 1991, per quanto riguarda l'uso del metano, l'uso del gas metano. Sta chiedendo il pagamento di una tassa, 11,50 euro, 10 euro è la tassa, una tassa prevista dal governo, 1,50 euro invece è il pagamento della lettera che i cittadini ricevono. Poi i cittadini dovranno mettersi in regola chiamando i professionisti che vengono a verificare se la caldaia è a norma di legge, e dovranno pagare 60 euro. Questa è più o meno la cifra. Allora, il consigliere provinciale, il nostro amico, non è d'accordo sul metodo che viene utilizzato. Io per intanto voglio ringraziarla per l'intervista che mi dà l'opportunità di parlare e trasmettere a tutti i cittadini della provincia, perché non è un fatto riferito solo a Crotone. È arrivata a Strongoli la stessa lettera, comunicazione in tutti i paesi della provincia. No, ho detto la provincia di Crotone. Della provincia, allora mi correggo. Io per intanto in mano ho proprio l'oggetto per il regolamento e la disciplina, come qua lei può leggere, delle attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici. C'è il regolamento della provincia di Crotone. Esatto, esatto. Per intanto io voglio lamentare quando non c'è comunicazione tra la politica e, diciamo, la parte amministrativa degli enti in generale. Tant'è che io personalmente non condivido questo criterio, e le spiego subito perché. Per intanto a mandare una lettera e una comunicazione a tutti i cittadini della provincia di Crotone, coloro i quali hanno un appartamento, o un'abitazione, chiedo scusa, faccia conto che sarà una spesa a danno dell'ente, perché mandare una raccomandata per ogni... Non è una raccomandata, è una lettera semplice, 1,50 euro. Ha una spesa di cartaceo, ha una spesa di tempo di impiegato, ha una spesa di 1,50 euro, ha una spesa che poi il costo, come si dice, va sempre a carico a danno del cittadino, in effetti. La cosa che più lamento io personalmente, questo mo me ne dovranno dare atto, perché c'è scritto: per eventuale informazione chiamerà il numero, ma sto numero non ti risponde mai nessuno. Digiti 1, digiti 2, ma è la solita prassi che non funziona. Si poteva mettere la lettera, c'è scritto. C'è un numero. Allora, si poteva mettere un affisso pubblico in tutti i paesi, dove si dava comunicazione a tutti gli appartenenti, i proprietari di impianti termici, di fare espletare quella che era una procedura. Allora, che mandiamo la lettera, va bene. Io lamento il fatto, non che io all'impianto, perché naturalmente, siccome è sulla sicurezza dell'abitazione e quindi dei cittadini, è un fatto che condivido, io l'ho fatto a novembre, quindi penso un po' come sono contento per la sicurezza dei nostri concittadini. Io lamento solo il fatto che un cittadino come gli anziani, la categoria degli anziani in particolare, che si vedono arrivare questa lettera e non sono in possesso, debbono fare un espletamento di una prassi che gli crea difficoltà. Scaricare dal sito la lettera, la rinuncia, dichiarare che non sono in possesso di niente, allegare una copia e in più fare una raccomandata e spedirla, dove ha un costo dalle 3 alle 5 euro. Quindi questo fatto sta un po' indignando, perché incontrano i politici poi e chiedono lumi. Allora io a questo punto, quello che è la mia richiesta, la faccio in modo diretto in televisione perché ha più valenza. Dire a gestione servizi di attivarsi per fare sapere a tutti i cittadini che non sono in possesso che chi non risponde già in automatico non ha questi requisiti per rispondere, senza fare perdere ulteriore tempo a noi e a loro. Questa è la mia richiesta. Quindi chi ha gli impianti di mettersi a norma, naturalmente. Chi non lo ha, se non fa comunicazione, vuol dire che non è in possesso. Poi a campionatura si vanno a fare dei controlli, eventualmente chi poi ha omesso o ha dichiarato il falso verrà sanzionato per quello che sono le competenze dal punto di vista di legge. Consigliere provinciale dell'UDC Pietro Caligiuri ha posto un problema giusto e legittimo. Alla gente, a tutti gli abitanti della provincia di Crotone, sta arrivando questa lettera inviata dalla gestione servizi, con la quale appunto si chiede intanto il pagamento di 11,50 euro e poi di mettersi in regola con la questione della sicurezza per chi ha il metano, per chi ha la caldaia. E chi non ce l'ha, immaginatevi quante persone anziane andranno a pagare questa bolletta pensando ad una tassa, a una nuova tassa, una tassa che disconosco, vanno a pagare.
e chi il metano nella propria casa non ce l'ha, poi deve impazzire a fare una lettera, un'autocertificazione, una dichiarazione. E perché deve fare questo un cittadino che è in regola? Me lo chiedo. Per esempio, a me ieri sono arrivate due lettere della gestione dei servizi per la stessa casa, per lo stesso appartamento, non per la stessa casa. Siccome il comune ha cambiato la toponomastica, il numero della via, una volta era una via, da qualche anno si è cambiato il nome, è sempre la stessa casa. Questi signori mi hanno mandato due lettere e dovrei pagare, mettermi in regola per la stessa casa due volte. Bene, io non ho nessuna voglia di andare a giustificarmi che hanno commesso questo errore, si giustificassero da soli. Una delle lettere, quella sbagliata, l'ho strappata. L'ho strappata perché un cittadino non può essere vessato continuamente. Deve porre il problema di giustificarsi per una cosa che non ha commesso, per un reato che non ha commesso, ipoteticamente. Sono loro che devono andare a verificare. Venissero a verificare la situazione, dopodiché se vogliono adire alle vie legali io sono pronto, e credo che saranno pronti molti cittadini che si sono visti recapitare questa cosa. C'è un'anomalia in questa attività, un'anomalia c'è e va corretta. E va corretta. Chi non ha il metano non si può chiedere a chi non ha il metano di mettersi in regola per una cosa che non ha, ma sarebbe molto semplice andare al Italgas, così si chiamavamo una volta, farsi dare gli elenchi e chiedere a chi ha al metano in casa di mettersi in regola, senza rompere l'anima, e mi limito a dire questo, a chi non deve fare nulla. Frutto di una decisione che abbiamo preso in Consiglio regionale della Coldiretti di Calabria, di una cosiddetta mobilitazione, e adesso vado a spiegare perché in Consiglio abbiamo deciso di effettuare una mobilitazione. Presso la provincia di Crotone, ieri la Coldiretti ha organizzato un incontro che ha coinvolto la base associativa della provincia pitagorica e che rappresenta una tappa delle attività di mobilitazione deliberate dal consiglio direttivo della Coldiretti regionale. Al centro della discussione le diverse iniziative messe in campo relativamente al progetto economico e sociale, la filiera agricola italiana, nonché le attività sindacali e scelte prioritarie e non rinviabili che la Coldiretti Calabria ha evidenziato attraverso una nota scritta all'assessorato all'agricoltura della Regione. Sono fondamentali, che richiedono una particolare attenzione e un'immediata fase di sana programmazione utile ad agevolare l'intero settore per apportare un contributo necessario in termini di occupazione, sviluppo e crescita economica per le imprese agricole e il territorio. All'incontro hanno partecipato Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria, nonché neocomponente della giunta nazionale dell'organizzazione, il presidente della Federazione Interprovinciale Roberto Torchi, il direttore regionale Francesco Cosentini, il direttore della Federazione Interprovinciale Pietro Bozzo e il direttore del Consorzio Agrario Green Calabria Massimo Falbo. Ed ora la parola a Bruno Tassone. Vi saluto. Ha morto. No, ancora bevo. Per dire la verità, ancora un ha morto. Ma perché lo che si dice, speranza uccenne so. Oramai l'hanno deciso e di sicuro o tornano a rete. Sentendo a Ciccio che parlano solo, diceva queste cose, mi ha avvicinato e ci ha detto, oggi, ma parla solo come i pace. E con è che sta parlando? E con è che sta morendo? Ciccio, quasi stralonato mi fa, tu mi devi perdonare. Ma stava pensando quale potesse essere un titolo di cose che può dire la televisione. Senza ci dare un tempo di continuare, l'è bloccato e ci ha detto, tanto per cominciare, o sei di sicuro tu che decide i titoli che dico e che scrivo, ma poi, se non saccio nemmeno io, e chi è che vai a parlare, di chi è che parlo, tutti più a preoccupazione e mi trovare già un titolo. E Ciccio, e chi lo caparre o ci vuole a zingare per indovinare, visto che oltre alle discussioni su bivotazione e che a pedicchio oramai ne hanno stuffato a tutti, l'unico discorso serio è chi è l'aeroporto. Anzi, mo che mi trovo, ti posso pure dire che sicuro ti ha piccolo presidente della regione.
Come sapete, soddisfazione o cenno d'ogni mai, quasi a sbreffio, ci ha detto, e perché me l'avesse a depiare? Cusco per l'età, mi vuol spiegare, mi sa dire. Ma tu non l'hai sentito che ha detto che io ho firmannente su un mentono pure a cotonantalisti l'aeroporto nazionale? E poi, la vicepresidente, Astase, un ha detto che c'erano pochi giorni sopra Sant'Anna se vuole. E pazienza. Un ha detto che è sicuro il presidente della regione, un lassa da pede. Ma tu ci pensi che il presidente della società Sant'Anna, o se sta preoccupando di niente? Era bianche, un ha detto che fanno interrogazione. Non bastano queste cose per te sentire garantito. Io volevo continuare il discorso, ma non mi ha dato tempo. Ciccio, come solo tu sei, si è messo quasi gridando. Sono sicuro che se invece di parlare, vi posso assicurare, ci avesse menato una lignata, non avesse detto niente, ma si è messo a gridare, come se stavano grassando. E per continuare, poi, ha continuato, denti gride, denti parole, mi ha detto, io è un pochi tempo a sta parte che te capisci più. Ma ti rendi conto che l'aeroporto è oramai chiuso? A stase ha detto che c'erano pochi giorni se vola? Sì, di sicuro volano, i ciavoli e le carcarazze. E Pacenza ha detto che il presidente un lassa da pede? Pure questo. Ne porta qua la carriola. A Bianche fanno interrogazione? Su tant'anni che fa interrogazione. Per quanto interrogazione ha fatto, se avesse appiato almeno una di laurea. Il presidente di Sant'Anna? Tu mi dici che si sta preoccupando di niente? E perché? Si era preoccupato prima? Può parlare del presidente della regione, perché questo tu raccomando, quando si è trattato di Reggio, ha messo i soldi per ci lasciare un prezzo di un biglietto per chi di Messina, e così invece era a Catania, l'apparecchio piavano a Reggio, e Dido poteva dire che Reggio non è l'aeroporto di Reggio Calabria, è l'aeroporto di due province, quindi che ci interessa da Reggio e da Messina. E ho scordato poi che l'accordo cure rosse per fare venire qua non è che l'ha fatto per cugione, l'ha fatto per Reggio. E mo tu vieni a me dire che mi sentire garantito. Ma garantiti chi? E di cui? Vedendo che Ciccio ci stava e ci gridava, e le sa da voce pure io. E ci ho detto, quando finisce però è sempre tardo. Tutta la mentira da capa, che siamo sotto elezione e che per riffa per raffa, alla fine l'aeroporto nostro si salva, non tanto perché fanno anche una cosa loro, ma perché, e se come il presidente gira e vota, il presidente Scopellete, gira e vota e con la scusa che è impegnato con la votazione, l'accordo Stato-Regione uno ferma, passa il tempo, un ministro Passera se ne va, e se ne parla con il governo nuovo, e poi si veda. Vedendo che dopo che ha detto questo, Ciccio stava calmato non poco, e senza cedere la possibilità di ripiare il discorso, perché sapeva che poi le stava andata vuota, mi ha messo a parlare tutto il tempo, come se non avessimo parlato di niente, e ci ha detto, ha visto che bella giornata, ad arrivata la primavera, e pensa a questo. Vi saluto.